Roberto Rosina, si è concluso questo derby davvero dalle mille emozioni, siete andati subito sotto, grande reazione, insomma, soprattutto grazie a te che sei riuscito a ribaltare il risultato, poi insomma alla fine avete preso questo gol, come è da vedere questo pareggio? Diciamo siamo stati più bravi a reagire sul gol subito, abbiamo calato poi dopo una serie di infortuni, i nostri avversari hanno preso il sopravvento, obiettivamente sono stati più bravi sul gioco e hanno meritatamente trovato il pareggio. Eravate a punteggio pieno, adesso prendete questo pari, comunque la squadra è valida dal punto di vista tecnico, sapete che cosa potete fare? Sì, assolutamente, comunque ricordando sempre che siamo una squadra che viene tutta dal calcio a 11, siamo 2 mesi che ci alleniamo, quindi siamo più che soddisfatti dei risultati comunque ottenuti finora, abbiamo ancora molto da migliorare, però comunque i risultati ci danno ragione e sono comunque anche un aiuto a fare meglio e a motivarci sempre più nell'arco della settimana. Mister Signoretti, una partita dalle mille emozioni, siete andati avanti dopo pochi minuti, avete subito la reazione United, però alla fine avete strappato questo pari, come la vedete? È un primo tempo dove la United è stata leggermente superiore, siamo andati in vantaggio come hai detto te, e poi i ragazzi si sono leggermente spenti e la United è uscita alla distanza e fine al primo tempo su 3-1 se non sbaglio per loro. Secondo tempo ottima reazione, e sono contento dei miei ragazzi anche se non hanno dato quello che potevano dare. Comunque una buona reazione, quello, ripartiamo da questa cosa per le prossime partite. Secondo te c'è stata un po' d'emozione per il primo derby, insomma anche un po' storico? Assolutamente, l'emozione era tanta, la tensione era tanta, ho cercato di non trasmettere la mia di tensione che era tanta, come dicevo a mio collega, stanotte è stata tutta una notte di pensiero, però alla fine partita tesa, tensione si sentiva, però è andata bene, partita corretta, è stata una partita gradevole, con tanto pubblico e siamo contenti di questo. Abbiamo portato tanto pubblico nella città di Aprilia, questa è una bella soddisfazione, una partita corretta, i ragazzi, parecchi di loro si conoscevano, escono insieme, vanno a scuola insieme, quindi alla fine una bella partita, spero che il pubblico sia divertito. Ivan Todisco, avete lottato dal primo all'ultimo pallone in questo derby storico, alla fine avete riacciuffato questo 3-3 con grande cuore. Sì, siamo partiti bene inizio primo tempo, palla Mattia Zucchi, 1-0, partita messa bene, poi 1-1 loro puramente non ci aspettavamo. E da lì poi la partita, insomma un derby, 1-1 si accende subito. Siamo finiti, sì, buon recupero nel secondo tempo, siamo entrati con la capoccia giusta, abbiamo fatto bene, insomma. Poi insomma, io personalmente faccio complimenti al portiere che ha fatto le ultime parate strepitose. Insomma, ora è il campionato tutto a giocare, ci aspettiamo un altro derby in casa da noi. Siete ancora imbattuti perché comunque una vittoria, 2 pareggi, dove può arrivare questa squadra? Sì, siamo ancora imbattuti con un po' di rammarico, insomma, perché abbiamo giocato 2 partite insomma, bene, ripartendo sempre dal secondo tempo, è una cosa che dobbiamo migliorare, insomma. Al primo tempo partiamo subito bene, poi caliamo e ci riprendiamo al secondo tempo, giustamente è una cosa da rivedere. Imbattuti, diciamo, insomma, continuiamo così e vediamo insomma, i risultati a fine campionato. Questo derby storico di Aprilia davvero dalle mille emozioni, siete andati sotto, poi grande reazione e alla fine è arrivato questo pareggio, forse un po' di amaro in bocca? Ah sì, guarda, parliamolo delle grandi emozioni perché veramente il Paralosselli era pieno di questi giovani ragazzi di Aprilia di entrambe le società, sia dell'Eagles a quali faccio i complimenti per la squadra che hanno attrezzato che i nostri che sono la prima under 21 diciamo, della nostra società. Niente, un lavoro che è da anni che stiamo facendo dietro le quinte, siamo riusciti ad attrezzare questa squadra che secondo me sta facendo bene, comunque abbiamo fatto 2 vittorie e questa sera c'è sfumata quest'altra vittoria in questo derby, il clima era ottimo, era bellissimo, i ragazzi comunque non è che si sono date chissà quanti, ma c'è stato un ottimo sport
Certo, rimane un po' d'amaro in bocca perché comunque avevamo agguantato la partita secondo me meritatamente, poi loro con qualche tiro eclatante del loro capitano, noi con Cirilli il nostro capitano in porta, noi con variazioni ci siamo mangiati qualche gol, ma fa parte di questo sport. E quindi niente, è andata molto bene con la prima squadra, oggi che ha vinto 10-0, è andata meno bene, ma solo dal punto di vista del punteggio con l'Under 21.